nella scorsa puntata di Dalla Spagna all'Italia. Inizia un nuovo giorno per i nostri viandanti, che pian piano si dirigono verso l'Italia. E nel mentre, presi da una rabbia interiore, si trovano in un duello all'ultimo sangue, sul margine della strada. Fatta la pace poi, si dirigono verso il loro punto di sosta. Ci stiamo preparando a uscire dalla tenda e lo stiamo facendo con cautela perché ci sono tantissime zanzare. Quindi niente, dai, vediamo un po', se ne sono andate. Mamma mia, ragazzi, queste cose funzionano, che una meraviglia. La concentrazione di questa donna, avvolta dalle zanzare. Iniziamo. Sì, iniziamo. La sigarrette. Sempre zozza sta telecamera. Stiamo lasciando il posto dove abbiamo dormito. Stiamo lasciando il posto dove abbiamo dormito. Raga, stiamo salutando anche le zanzare, anche se secondo me ci accompagneranno per un bel po' di strada oggi. Da qua. Siamo belli carichi, il sole oggi è dalla nostra parte, siamo felicissimi, anche se... Che non so se è buono che stia dalla nostra parte perché fa molto caldo. Perché fa molto caldo, però dai. Adesso iniziamo a camminare e vediamo che ne viene fuori. Ebbene. Andiamo, bella mia? Andiamo, principessa del mio cuore. Ragazzoli, ci sono le mandorle qui. E sono anche belle pronte qua. Ta-tam. Che se è velenosa. Se è velenosa me muoio io. Buona? Ok, facciamole. Ai, sì, ci sono un sacco di gabbiani. Ci sarà qualche carcassa di qualche animale. Non c'è no? Sì. Okay. Boh. Raga, abbiamo sbagliato strada e ci stiamo avventurando un po'. Abbiamo trovato una casa abbandonata e c'è anche una tomba 1985-1998 Karen. Ui, qui è caduto tutto, c'è il piano di sopra ma sta crollando. C'è un pozzo, wow! No, non c'è. Diciamo che è un posto davvero rassicurante questo. Attiva gli ABS. C'hai le spine sul sedere? La fabbrica nazionale moneda e timbre. Che cos'è? Fabbrica Ceres. La birra. La utilización de esta tarjeta personal intransferible supone la aceptación de las normas establecidas para sus diferentes usos. El titular debe tomar debidas precauciones para garantizar tanto la seguridad de la tarjeta como la de su dinero de identificación personal. En caso de pérdida o robo deberá revocar su certificado electrónico. Ma se, cos'è la seria qua? Questo è importante, eh? Abbiamo trovato un quadrifoglio. Praticamente questo tizio aveva un quadrifoglio. È rarissimo questo. Un è un portafortuna. È rarissimo da trovare. Ma lo vediamos? Lo portiamo con noi tanto. Non è che gli ha portato proprio tanta fortuna? Qui c'era anche un telefono, che adesso non c'è più. Qui ci sono degli occhiali. Ah!
come ci siamo ridotti. Sembra che siamo poverino di ma senza noi, niente. Ma noi siamo poveri, non abbiamo niente. Revisando la basura, la immondizia. È un peccato lasciare la roba ancora buona così. Mirai. Oh, che belli. Va bene. Oh, sì. 18 sei anni, il cammino a Italia. Praticamente abbiamo visto che il quadrifoglio è davvero molto raro, ci siamo informati un po' e su internet c'è scritto che si può trovare un quadrifoglio ogni 10.000 trifogli, quindi sì, è molto raro questo, l'abbiamo trovato noi ed è ancora più raro il fatto che l'abbiamo trovato anche plastificato. Non ha portato molta fortuna a chi l'aveva prima. Ogni foglia ha un, simbolo. Tiene una simbologia. Representa amor, fe, esperanza e salute. E adesso abbiamo ancora l'occasione di trovare qualcos'altro di nuovo, raga, mamma mia. Uela, uela, che? Ora no, non è, però. Pin. Raga, ma cosa stiamo? Pimpa la mozzilla. Cosa stiamo trovando qua? Abbiamo trovato delle palme. Un nuovo tesoro trovato, un paio di forbici della Bosch. Che spettacolo. Allora, vediamo un po'. Qui ci piace. Abbiamo trovato il nostro punto di sosta per oggi. Non facciamo tantissimi chilometri, anche perché il sole oggi scotta di brutto e ci dobbiamo prima abituare un po'. Perché tengo la mestruazione. Vabbè, è la verità. Lo vuoi dire? Sì. Ci fermiamo anche perché Ari... Io ho la mestruazione. E quindi dobbiamo. Della donna e un poco di male qui, però va bene. Però ieri ha fatto un botto di chilometri. Oggi è andata... il ciclo della donna. 10 chilometri in due ore, quindi sì, va comunque alla grande, brava Ari. Riposiamo. Riposiamo un poco più perché io voglio arrivare a Italia bene, con molta forza. Da bella madonna che stai. Come la tua donna. Dai, cucina Nazario. Ma tu montati la tenda, monta tutto, io mi riposo e prendo un po' di sole. Ah no, qua possiamo prendere il sole, Ecco qua la nostra postazione. Oggi ci siamo posizionati così, siamo riparati dal sole, meno male che abbiamo sto piccolo telo. Ciao Genia Barforco! Dato che abbiamo ancora qualche ora di luce e un bellissimo sole caldo, ne approfittiamo per lavare i vestiti. E qui davanti a me abbiamo un supermercato e anche un bagno che possiamo utilizzare. Eccolo qua, quindi oggi laviamo qui il tutto. Ah, mettiamo ad asciugare. Perfetto. Ragazzuoli, noi adesso ci mettiamo a riposare e domani riprendiamo il cammino, non so il perché, però va bene, dai, l'importante è... Sì, che sai perché? Perché ho fatto? No, tu non hai fatto niente. Perché? Perché ridi? Perché ridi? Perché tu ridi? Perché ridi? Io no, perché ridi anche tu? A dopo. A dopo. Ragazzoni miei, buongiorno da me e da Lari. Siamo in tenda e anche oggi il vento non perdona. Ieri una bellissima giornata, questa volta invece stiamo messi male, c'è un forte vento e questo. Siamo tutto pronto,
stiamo lasciando il posto dove abbiamo dormito e stiamo riprendendo il nostro cammino in direzione Narbona. C'è tanto vento, ma va bene così, il sole anche oggi dalla nostra parte e quindi questo, dai, mettiamoci in cammino e vediamo che ne viene fuori. Andiamo. Che ce l'abbiamo contro, quindi non è il massimo. Comunque mi sa che nei prossimi giorni arriva la pioggia. Che bello! Oggi mangiamo cocktail di frutta secca. Non abbiamo niente lungo il cammino, zero totale, ci siamo soltanto noi e le campagne private, è una noia mortale. Comunque sia, stiamo per raggiungere un camping che si trova nei paraggi, vediamo se oggi riusciamo a fare una doccia calda, visto che in questi giorni abbiamo preso un sacco di sole e abbiamo sudato tantissimo. Mangia, mangia. Allora, è capace che in questo camping ci fermiamo qualche giorno, come già vi dicevo, perché dobbiamo aspettare che arriva la tenda nuova. Ah, sì? E poi partiamo per Narbona. Mannaggia la miseria. Ragazzuoli, eccoci qua. Siamo arrivati al camping dove passeremo la notte. Ta-tam! Che spettacolo, ci è andata benissimo perché praticamente abbiamo parlato con la proprietaria del camping e ci ha dato la possibilità di restare qui nel camping in maniera gratuita, ci ha messo a disposizione anche una casetta. Adesso io qui sono solo perché abbiamo scaricato la Ari alla casetta che a breve vi farò vedere e io mi sono fermato un po' prima per mostrarvi com'è il camping. Praticamente c'è la piscina, c'è anche una zona relax con il bar, i tavolini e tutto il resto, ma la parte proprio quella bella è questa, raga. Guardate qua, ci sono tantissime casette in legno, ci sono delle case un po' più grandi, case più piccole. Da qui c'è anche un campo da football e ci sono anche tipo queste capanne che sono molto ma molto particolari. Ce ne sono di diverse, ci sono anche queste piccolissime, raga, guardate qua. Che spettacolo! È la prima volta che qualcuno ci mette a disposizione una casetta. E da, sono proprio contento. Vediamo dov'è il numero 9. Questa è la nostra casetta, la numero 9. Abbiamo lo spiazzale qui davanti con sedie e tavolo. Ecco la riatra. Hola! Tutto bene, puedo? Mamma, ecco, abbiamo casita. Dobbiamo già sistemato un po' casita. Le cose. Giovincelli miei, questo è l'interno, guardate qua. Abbiamo tutto, aria condizionata, tante luci, abbiamo un divano super grande, tavolo, sedie, microonde, frigorifero. Frigorifico. Mi mostri un po' la casa, signorina. Sì, claro, mira. Caffè. Il caffè? La caffettera. Abbiamo la cucina, lavandino. Ah, qui c'è la caldaia. Eccola qua. Mira, aquí tenemos la cámara, nuestra habitación, que tenemos que sistemar para dormir esta noche. Qué bella, raga. Dopo abbiamo il bagno con la doccia. Bagno, doccia e tutto quello che serve. Oh, che sembra piccola. Però sta ben organizzata. Molto organizzata, molto buona come casetta. E ci gusta un sacco, raga, proprio bella. Resteremo qui nei giorni che dobbiamo restare, che stiamo aspettando che arrivi la nuova tenda, quindi ci è andata proprio di lusso, siamo felicissimi dell'ospitalità che ci ha dato, ragazzi. Questa persona davvero buonissima, la, e terrazza... la terrazza è bellissima, Giovincelli. Qui mañana caffè. La cosa buona è che ci è andata bene perché il tempo è pessimo. C'è il vento che sta soffiando più o meno a 40 km orari, quindi... E la zarzale.
È un po' un casino. Queste sono le punture degli insetti, della Ari di questi giorni. Guardate qua, che molti non vedono quello che succede la notte, ma questo è quello che succede. Mamma mia. Una cosa che non si vede in los videos che Nat gli piace molto, questa cosa salata. E Nat, allora che dici? Miau. Attenzione che cade tutto. Plastica. Wow, ragazzuoli, guardate qua che spettacolo! Pollo al vino bianco con riso e cipolla. Perfetto. Buon appetito e piatto pulito. Buona? Ragazzuoli miei, direi che per oggi basta così. Mi sarebbe piaciuto mostrarvi un po' la zona, però abbiamo un brutto tempo, lo faremo nel prossimo video. Vi mostreremo un po' il paesino qui vicino, che è molto carino, un po' come tutta la zona. E poi riprendiamo il nostro cammino in direzione Narbona. Arrivati a questo punto, vogliamo dire qualcosa, Ari? Se anche questo video ti è piaciuto, non dimenticate di mettere un mi piace, di condividere e iscrivervi al canale. Detto questo, Nati, io vi e salutiamo ci vediamo e nel nel prossimo prossimo video. video. Ciao Ciao belli! belli!